L'esploratore disse che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Finalmente potevo lasciare il segno. Partire all'avventura. Ma fu l'avventura a trovare me. Nei momenti più cupi. Aiuto! Quando la vita ci scorre davanti agli occhi. Troviamo qualcosa che ci spinge. Uno stimolo a proseguire. Devo scendere. Farà molto male.
Dove mi trovo? Che è successo qui? Una fiaccola. Non devo fare rumore. Thank you.
Cooper. Thank you.
La scialuppa! Ma dove sono? Saranno nell'entroterra. Ok, piano. Lo zaino di Sam. Sam! Sono passati per di qua. Per favore, rispondete! Thank you.
Ed ecco la nostra ambiziosa archeologa, Lara Croft, nel suo habitat naturale. È in cerca del regno perduto di Yamatai, terra natale della leggendaria Emiko, regina del sole e mia illustre antenata. Sam, piantala! Tesoro, lo so. Cerco solo di sdrammatizzare. Siete tutti così nervosi. Cos'è che ti preoccupa? Sono vicina a una scoperta, lo sento. Ma non so se mi daranno retta. O se dovrebbero farlo. Lara, tu ne sai più di chiunque altro. Sul serio. E non lo dico solo per confortarti. Io credo in te. E anche Roth. Sei in gamba. Ora facciamo una pausa. Ok, ok. E Sam, grazie. Non è sempre così musona. Addosso, fermalo! No, non così, perché... Mi accusi di non prendere sul serio questa spedizione, Lara. Oltre ai fondi della famiglia di Sam, ci sono anche i miei. La spedizione interessa a tutti. I fondi non dureranno in eterno, ecco Whitman. Perché dovremmo puntare a est e non a ovest. Nessuno crede che Yamatai sia così tanto a est. I libri dicono tutt'altro. Libri scritti da gente che non l'ha mai trovata. Ne ho già parlato con Roth. Non ha alcun senso seguire piste già battute, Whitman. Io mi rifiuto di mettere la mia reputazione in gioco. Qui sono io, il capo archeologo. Tu ti muovi solo se hai una troupe televisiva al seguito. Ho 30 anni d'esperienza e 2 dottorati, di cui uno in storia asiatica. Tu pensa alla barca, Grimm. Nave, dottor Whitman. Si chiama nave. Non serve un dottorato. Senti, per sapere. Proseguendo a est, entreremo direttamente nel Triangolo del Drago. È quella la nostra meta. Lara, tesoro. Io ti seguirei ovunque, ma in quel posto tira una brutta aria. Brutte tempeste. Il Triangolo delle Bermuda sembra Disney World. Ci sto. La leggenda vuole che la regina Emiko potesse scatenare tempeste. Spesso i miti reinterpretano verità storiche. Yamatai potrebbe trovarsi proprio nel triangolo. Ecco, questo è il Triangolo del Drago visto dal satellite. Non molto invitante. Almeno c'è acqua per navigare. Non ditemi che siete... Basta. Tutti... Reyes ha ragione. I nostri fondi sono agli sgoccioli. Siamo di fronte a un bivio. Lara ci sta offrendo nuove idee e un piano. Capitano, qui sono io e questa è la mia decisione. Faremo rotta per il Triangolo del Drago. Non posso crederci. Non posso starmene qui. Troverò qualcosa da mangiare. Dove sono finita? Ehi, posso usare quell'arco? Posso cacciare a mani nude. Devo trovare un'arma. Posso
posso farcela. Vediamo se funziona ancora. Ricorda gli insegnamenti di Roth. Tecnica e stile non contano nulla senza concentrazione. Concentrazione. È questo il segreto per usare qualsiasi arma. Ho fame. Devo mangiare qualcosa. Una specie di contenitore. Chi li avrà lasciati? Perdonami. Bene, torniamo al campo. Sai, Lara, spesso nemmeno la tecnologia può dirti dove ti trovi.
Impara a leggere la terra e la volta celeste per ritrovare sempre la via di casa. Conrad Roth, capitano dell'Endurance. Siamo naufragati su un'isola nel triangolo del drago. Roth! Lara! Sei vivo! Calma, piccola, calma. Stai bene? Che è successo? Ero sulla spiaggia. Poi mi sono ritrovati in una caverna. C'era un pazzo, Roth. E ho visto un cadavere. Ho capito. Ora dove sei, Lara? Stai bene? È stato terribile. È colpa mia. È tutta colpa mia. Lara, ascoltami. Ho trasmesso un SOS prima di abbandonare l'Endurance. Speriamo che qualcuno lo riceva. Ho parlato con gli altri. Ci raduniamo qui da me. Ti prego, vieni a prendermi. Devo restare qui. Puoi farcela, Lara. Ma ricordi la scalata dello Snowden? Il segreto è rendersi conto che si può andare soltanto avanti. Sempre avanti. Sali in quota attraversando le antiche rovine. E tieni la radio accesa. Ok. Musica. Ehi? Ehi? C'è qualcuno? Potrei passare di qua. Merda! Cosa sono queste incisioni? Cosa sto facendo? Oddio, è una follia. Questa maschera no rappresenta una donna astiosa dalle fattezze demoniache. Sulla parte interna ci sono tracce di pittura bianca. Il proprietario di questa maschera era di nobili origini. Ah!
Mi serve qualcosa per forzare. Lara, sei viva! Sam, grazie al cielo. Sorpresa! Tranquilla, è dei nostri. Non volevo spaventarti. Qui abbiamo tutti i nervi a fior di pelle. Abbiamo parlato con gli altri. Stanno arrivando. Visto? Mi ha fasciato il piede. Ah, è il minimo che potessi fare. Scusa, dimenticavo, io sono Mattias. Faccio l'insegnante. Diciamo che la vita da naufrago non è esattamente il mio forte. Sei uno straccio, Lara. Siediti. Sì. Sam mi stava raccontando della regina del sole. Sì, e Miko. Potresti dirmi di più? Sono curioso. Che tu ci creda o no, millenni fa la regina Inuro regnava su tutto l'odierno Giappone. L'avrò sentita mille volte. Imiko era splendida, misteriosa, ma anche potente e spietata. Si narra che fosse dotata di poteri sciamanici. E qui di solito smetto di ascoltare. Beh, le leggende hanno sempre un fondo di verità. Imiko comandava la Guardia Tonante, un'armata di fieri samurai. Questi si lanciavano in battaglia cavalcando i venti e annientando qualsiasi nemico. Il sole sorgeva su ordine di Imiko ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai raggi solari. Che fine ha fatto? Mattias! Sam! Sam! Merda! No! Sam! No!
là! Reyes! Ho trovato Lara! Attenta! Felice di rivederti, tesoro. Non sapete che sollievo. Sam è con voi. Pensavo fosse con te. Era qui con un certo Mathias. Poi ho come perso i sensi. Al mio risveglio erano spariti. È un postaccio per le ragazzine. Dobbiamo trovarli. Ehi, Herod? Ok, dividiamoci. Uno di noi raggiunge Roth insieme a Lara. Gli altri si mettono a cercare Sam. Vado io con lei. No, vado io. Sai usare queste? Beh, sono un po' arrugginito, ma ce la farò. Andate da Roth. Noi troveremo Sam e quel Mathias. Sei sicura di farcela? Sì, magari prima mi riposerò qualche minuto. Fai pure, io vado in avanscoperta. Ok. Niente male. Riesco a credere che sto partecipando a una spedizione per trovare la terra natale dei miei antenati. Lara si è messa in testa di cercarla da quando le ho raccontato la storia di Imiko anni fa. Io non ci ho mai dato troppo peso. Invece per lei potrebbe essere vera. Mia nonna me la raccontava come se si trattasse di un vecchio ricordo. Migliaia d'anni fa, la regina Imiko dominava la terra degli Yamatai. La chiamavano regina del sole ed era tanto bella quanto enigmatica, ma anche potente e spietata. Il sole sorgeva su ordine di Imiko ed essa dominava monti, mari e tutto ciò che veniva baciato dai raggi solari. Un giorno però, Yamatai scomparve nel nulla e le sue tracce si persero nella storia. Da dove posso iniziare? Ok. Sono Lara Croft, un'archeologa dell'Endurance, naufragata su un'isola nel Triangolo del Drago, a est del Giappone. Ho un brutto presentimento. In cima all'altura! Cerca un braccio portale! Devi avvertirmi dei lupi, Whitman. Via libera, Lara! Vieni qui!
affascinante. Davvero incredibile. Li conosco. Sono simboli rituali. La figura femminile mi colpisce molto. È stata realizzata di recente. Di sicuro dagli isolani, che a giudicare dai relitti sono giunti qui come noi, naufragando. Straordinario. Speriamo di non diventare assassini come loro. Prova ad azionare quell'altro. Manca la maniglia. Insieme. Merda. Niente da fare. Devo trovare qualcosa di più robusto per girare. Qui intorno ci sarà qualcosa di utile. Incredibile. Questi simboli. Un culto del sole. Bene, dovrebbero bastare. Sistemiamo questa piccozza. Ci sei, Lara? Proviamo ad aprirla. Proviamoci, Whitman. Considerata l'epoca dei simboli, potrebbe essere la regina del sole. Imiko, adesso inizia a parlare come Sam Whitman. Dai, Lara, proseguiamo. Beh, è fuori dubbio che detenesse un grande potere. Sciamanico per alcuni. Elementale. Tutte le donne potenti prima o poi vengono accusate di stregoneria. Non scarterei alcuna ipotesi, per quanto irrazionale. Gli uomini hanno ancora molto da imparare sul mondo. Ora parli come mio padre. Ci aspettano scoperte eccezionali. Se riusciremo a raccontarle.
Incredibile. È Himiko. Ma guarda, la ciotola, le candele. Perché continuano a venerarla? Quest'isola doveva far parte di Yamatai. Avevi ragione, Lara. Il regno perduto. È come trovare Atlantide. Con la sola differenza che è reale, non è un mito. No, questa è una miniera d'oro. Venite, presto! I vostri amici stanno male. Già, forse a causa loro. Indietro! Non c'è da fidarsi. Sei ancora armato? Non voglio guai. No. Vi seguiremo. No! Ma solo se promettete che ci condurrete dal vostro capo. Che stai facendo? Taci! Ci penso io! No! 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 Lasciatemi! Vai, vai con loro, Lara. Fai come dicono. Dai мне пистолет. Иди. Пошла. Chi siete? Cosa Тихо! Volete da noi? Лара! Тут вас пухать, мочи! Lasciateli stare, vi prego! Я сказал, а ты ведь... Хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Капа! Капа, Лара! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Piano. Va bene, subito. Piano. Если эти не захотят сидеть тихо, вали все. Allora? Qui non c'è, è scappata. Allora cercala. Oddio. Прячешься, кукла. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех не Она тоже была порадочной стервой. Убегай!
C'è qualcun altro! Andata giù di là! Non so! Straniera, vieni subito fuori! Non puoi sfuggirci! È armata! Servono rinforzi!
senti? Sì. Vedo del fumo che si alza dalle rovine. Stai bene? Oddio, sono nei guai, Rod. Ammazzano la gente. Cosa? Chi? Uomini. Non so perché. Ne ho uccisi alcuni. Non ho avuto scelta. Non deve essere stato facile. Invece non sai quanto. Devi avvertire gli altri, Rod. Per adesso non pensare a loro. Fai il possibile per raggiungermi, Lara. Ci proverò. Coordinate. Qualcuno voleva che venissero trovati. Per quanto siano terribili, prima o poi ci si risveglia dagli incubi. Ma questo sembra non finire. Vuol dire che non è un incubo. Che sono davvero qui a fare queste cose. No, non pensarci, Lara. Non adesso. Non serve. Non so che fine abbia fatto il resto dell'equipaggio. Spero stiano bene. Devono star bene. Devono. Non capisco cosa stia succedendo in questo posto. L'importante è che Rot trovi il modo di riportarci tutti a casa. Thank you.
Pronto! All'attacco! Muro! Non posso farcela! Vuoi ancora? Devo intrappolarla! È ferita! Sotto tiro! Dopo che le onde ci spinsero a riva, pioggia e vento ci martellarono per giorni. Non potevamo costruirci un riparo né cercare cibo. Non riuscivamo a muoverci, come se una mano gigantesca ci tenesse inchiodati lì. Appena la tempesta sembrò placarsi, padre Mattias giunse da noi. Era calmo, parlava sottovoce, sembrava conoscerci, i nostri nomi, da dove venivamo. Si rivolse a noi nella nostra lingua e noi l'ascoltammo mentre ci confidava la verità sull'isola. Ci mise davanti a una scelta: sopravvivere o morire. Alcuni scelsero di opporsi a lui e padre Mattias li uccise a sangue freddo. Non sembrava astioso né malvagio, ma calmo e risoluto. Con i piedi nella sabbia e il sangue dei miei compagni che mi grondava dalle mani, capii che mai mi sarei opposto a lui. Taglio di seta. Poteva appartenere a una nobildonna come a una popolana. Thank you.
fortuna sei vivo! Ma quale fortuna? Però anch'io sono felice di vederti. Mi spiace, te l'hanno conciata proprio male. Niente di che. Hai avuto notizie degli altri? Niente. Ehi, che cosa stai facendo? I lupi hanno preso il mio zaino. Dentro c'è la trasmittente della scialuppa. Senza non potremmo mai lasciare questa maledetta isola. Ho capito, ma a te servono bende, morfina, antisettici. È tutto nello zaino. Infatti, vieni. Vieni. Oh no. Voi del nord e la vostra testa dura. Ok. Cosa sto facendo? Lo zaino è là dentro.